Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati in una nuova puntata di Music Hall. La rubrica in cui analizziamo le diverse tipologie di canzoni presenti nei musical cinematografici. Da quali personaggi possono essere cantate, in quale momento, come possono essere messe in scena e soprattutto la loro funzione all'interno della narrazione. Nella prima puntata abbiamo parlato delle opening song, ossia le canzoni che vengono seguite all'inizio di una pellicola per presentarci i protagonisti e il mondo ordinario in cui è ambientata la loro storia, oppure per introdurci alle tematiche o allo stile visivo e sonoro che vedremo nel corso della pellicola. Ora però è arrivato il momento di parlare di un'altra tipologia di canzone presente all'inizio di un musical e che svolge una funzione molto importante, l'I Want Song o I Wish Song, ossia la canzone del desiderio o la canzone del protagonista. L'importanza delle I Want Song all'interno di un musical si spiega con l'esigenza per ogni buona sceneggiatura di avere come protagonisti degli esseri desideranti, come direbbe Robert McKee nel suo manuale di sceneggiatura Story. Ossia personaggi che bramano, ardono dal desiderio di realizzare uno specifico scopo. Da qui I Want Song, ossia la canzone dell'io voglio. Scappare da una torre solitaria e vivere una società, diventare re, salvare il proprio regno dagli invasori, non importa, purché sia un desiderio incalzante e chiaro, che risponda a bisogni primordiali come amore, sopravvivenza o potere. L'intero primo atto di una sceneggiatura è finalizzato a mostrare ciò che il protagonista vuole e perché lo vuole, quindi le ambizioni e le sue motivazioni. Ma attenzione, ciò non basta. Per far sì che lo spettatore si appassioni a fondo, occorre mostrare anche l'altra faccia della medaglia. Cosa da perdere il protagonista se non riuscisse a realizzare il suo desiderio? Cosa rischia? Qual è la posta in gioco? Perché risulterebbe infelice, insoddisfatto se non riuscisse nel suo intento? Ovviamente più grande è il desiderio, più alto deve essere il pericolo. La sfida da affrontare, perché sono proprio le sfide, il conflitto, la lotta sfrenata, il mostrare un protagonista che cade e si rialza, che crea i presupposti affinché si possa empatizzare con esso. Ed è proprio questa la funzione di un I Want Song. Senza di essa non si verrebbe a creare pathos, aspettativa, interesse nella storia e soprattutto non si verrebbe a creare nessun legame tra lo spettatore e il protagonista. Laddove i film in genere tendono a mostrare, non raccontare, secondo la regola show don't tell, il desiderio del protagonista, i musical tendono invece a racchiudere tutte le emozioni, le speranze, i dilemmi e i desideri dell'eroe in un brano cantato, come se idealmente il tempo e la narrazione si fermassero, si accendessero i riflettori sul protagonista per sottolineare l'importanza del momento e del desiderio. L'I Want Song non manda avanti la storia, ma crea i presupposti affinché questa vada avanti. Per tali motivi deve essere eseguita dal personaggio o dai personaggi principali nel primo atto del film. In genere è compresa tra i primi 3-4 numeri musicali e proprio per sottolineare la forte volontà, spesso nel brano vengono utilizzati i verbi volere, to want, desiderare, to wish, oppure sostantivi come occasione, possibilità, chance, shot, possibility. Nel momento delle I Want Song, l'esigenza per il protagonista di aprire il suo cuore e di rivelare la sua vera natura ci fa pensare ad un momento molto intimo, quasi ad una confessione ad un diario, una confessione sospirata e trattenuta a causa di un dilemma che turba l'animo del protagonista. Un po' quanto succede nella canzone Part of Your World, del musical d'animazione Disney La Sirenetta, del 1989. Composto dal premio Oscar Alan Menken e scritto dal compianto Howard Ashman, il brano ha ridefinito i canoni delle I Want Song che, da lì in avanti, verranno spesso utilizzate nei successivi lungometraggi dello studios negli anni 90, durante la cosiddetta era Broadway o era del Rinascimento Disney. Sebbene sin dai tempi di Biancaneve del 1937, con il brano Someday My Prince Will Come, esistesse già nei film Disney un prototipo di I Want Song, a detta del compositore Alan Menken, prima della Sirenetta era piuttosto infrequente vedere nei musical d'animazione Disney un brano capace di concentrare tutta l'attenzione sul desiderio del protagonista. Nel primo atto del film animato, ispirato all'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, Part of Your World rappresenta un momento toccante,
intimo, una confessione sospirata della protagonista. Dopo un'accesa discussione col suo padre, il re Tritone, la giovane Ariel, principessa sirena erede al trono del regno sottomarino di Atlantica, nuota verso un luogo isolato, una grotta in cui ha nascosto cimeli e artefatti degli umani. È qui che comincia a cantare la sua I Want Song, confessando all'amico Flander di sentirsi insoddisfatta e limitata nel vivere la vita sotto il mare. Non crede alle parole del padre a proposito della crudeltà degli umani. Nonostante la sua natura di sirena, vorrebbe conoscere il mondo in superficie, ampliare i propri orizzonti, far parte del mondo degli umani. Durante il brano traspare una forte determinazione. Viene ripetuto spesso il verbo volere. I want more, I want to see, I want to be where the people are. I wanna be where the people are. I wanna see. Wanna see them dancing. Voglio di più, voglio vedere, voglio essere nello stesso posto degli umani. A sottolineare che sarebbe disposta anche a rinunciare alla sua stessa natura pur di realizzare il suo desiderio. Emerge anche la sua imperfezione e la sua ingenuità quando si riferisce con termini generici ai cimeli del mondo in superficie, chiamandoli aggeggi o gadget, o quando si domanda cos'è il fuoco e perché esso bruci, citando lo stato d'animo tormentato e incuriosito della Maddalena penitente, protagonista del quadro di Georges de la Tour. Ma mentre Ariel rivela il suo desiderio, è possibile notare la presenza del granchio Sebastian, il consigliere del re Tritone, dal quale ha ricevuto l'incarico di tenere d'occhio la figlia Ariel. La presenza di Sebastian serve sì a smorzare i toni smielati del brano con piccoli siparietti comici, ma anche a controbilanciare le speranze di Ariel, a ricordare, in primis a noi spettatori, perché lei non può lasciare il suo mondo, non solo perché non sopravviverebbe in quanto sirena, ma anche perché deluderebbe profondamente le aspettative del padre. Questa sorta di conflitto traspare anche attraverso i movimenti ascendenti e discendenti della stessa Ariel. Nel crescendo finale, Ariel si chiede con tono speranzoso quando arriverà la sua occasione. Nuota quasi fino in superficie e allunga la mano verso l'alto come per afferrare qualcosa o qualcuno dall'altra parte che sembra irraggiungibile, come se stesse cercando idealmente di stabilire un contatto con noi spettatori, per poi scendere mestamente verso il fondo marino, il suo mondo ordinario, come se si fosse di nuovo ricordata perché non potrà avere ciò che vuole, tanto da abbandonare l'ottimismo dell'inizio della canzone e concludere con i versi Out of the sea, wish I could be part of your world. Magari potessi vivere in superficie. La forte volontà, l'ingenuità e i dilemmi che vengono espressi nel brano ci permettono di immedesimarci nella sua condizione, di capire che, tutto sommato, nonostante la sua natura, lei è come noi e capiamo le motivazioni e l'ingiustizia per la quale non potrà ottenere, apparentemente, ciò che più desidera. Ed è proprio grazie alla passione, alla cura, alla dedizione degli autori dietro la canzone di Part of Your World, se questo brano ancora oggi è considerato come un momento iconico della storia dei film Disney e soprattutto una canzone che, da lì in avanti, aprirà l'era Broadway, ma soprattutto definirà le caratteristiche principali delle I Want Song. Ispirandosi alle I Want Song dei musical di Broadway, come Over the Rainbow del Mago di Oz, o Wouldn't Be Loverly in My Fair Lady, in cui durante il primo atto i personaggi principali esprimono la loro insoddisfazione e il desiderio di una vita migliore, nel 1986 l'attore Howard Ashman scrisse il testo di Part of Your World come prima canzone della Sirenetta e lottò strenuamente con la produzione affinché fosse presente nel film. Originariamente i registi della pellicola, Ron Clements e John Musker, volevano infatti inserire più una ballata che esprimesse l'amore di Ariel per il principe Eric, quella che rappresenta, come vedremo, una vera e propria ballad song. Ma Ashman fece notare che il desiderio di Ariel più forte, più primordiale, che offriva il conflitto maggiore, era quello di vivere semplicemente nel mondo in superficie, e l'amore per Eric era più un effetto collaterale, una conseguenza di quel bisogno. Anche il compositore Alan Menken, nell'arrangiamento delle musiche in chiave di fa maggiore, si ispirò alle ballate struggenti dei musical di Broadway, dal tono intenso, dolce e tormentato allo stesso tempo, riprendendo in parte una melodia simile a quella del brano Somewhere That's Green, che fu l'I Want Song del musical Little Shop of Horrors, a cui lo stesso Menken lavorò in precedenza insieme ad Ashman. Con l'aiuto dei registi del film, Ashman riuscì a convincere dell'importanza della canzone anche il produttore esecutivo Jeffrey Katzenberg, che dopo un primo test screening del film recepito un po' freddamente criticò il momento di Part of Your World, che a suo dire rallentava eccessivamente il ritmo della narrazione.
Per fortuna, ad una seconda proiezione di prova, la Sirenetta ebbe un ottimo riscontro del pubblico e il passaggio del brano riuscì non solo a intrattenere i più piccoli, ma anche a commuovere gli adulti presenti, tanto che lo stesso Katzenberg comprese le intenzioni degli autori e ammise di aver sbagliato a dubitare dell'importanza della canzone. Part of Your World diventò il tema musicale principale della Sirenetta, e durante il film la sua melodia può essere ascoltata in diverse occasioni, in particolare durante i titoli di testa, nel momento in cui Ariel salva Eric trascinandolo sulla spiaggia e alla fine della storia in versione corale, con il titolo Happy Ending. Questa è proprio una caratteristica che spesso si riscontra nelle I Want Song, il fatto di essere soggette a delle reprise, una ripetizione del tema musicale delle I Want Song in versione strumentale con una tonalità diversa o un testo leggermente modificato, per sottolineare un cambiamento significativo o per ricordarci l'importanza del desiderio del personaggio principale. If we could stay all day in the sun, just you and me, and I could be part of your world. Ma per arrivare dritti al cuore degli spettatori, Part of Your World aveva bisogno anche della giusta cantante e di una performance viscerale e appassionata. Così, durante le fasi di incisione della canzone, Ashman seguì da vicino la doppiatrice di Ariel, Jodie Benson, con cui aveva già collaborato nel musical Smile, per darle suggerimenti precisi sull'esecuzione del brano. L'attrice avrebbe dovuto approcciarsi alla canzone come se stesse leggendo un monologo, recitato con un tono sospirato e intenso e a tratti tormentato, sentito. Non quindi una performance pomposa da musical di Broadway, perché l'intento era restituire un senso di realismo, un'emozione genuina e credibile di speranza con cui fosse possibile empatizzare a causa del dilemma interiore, un'idea tangibile di vorrei ma non posso. A detta di Ashman, nella registrazione finale che si sente nel film, tra l'altro, vennero mantenute di proposito delle parti non cantate perfettamente, proprio per conferire un'emozione che fosse quanto più autentica possibile. Ed è proprio grazie alla passione, alla dedizione e alla cura degli autori se il numero musicale di Part of Your World viene ancora oggi identificato come un momento iconico della storia dei film Disney, che decreta l'inizio dell'era Broadway e la definizione delle caratteristiche che le I Want Song possederanno nei successivi lungometraggi degli anni 90. La prima parte di questo appuntamento dedicato alle I Want Song termina qui. Nella seconda parte vedremo nello specifico le influenze di Part of Your World sui successivi lungometraggi Disney. Analizzeremo esempi di I Want Song più motivazionali e adrenaliniche, dallo stile musicale moderno e anticonvenzionale. Infine, vedremo come le I Want Song, tramite un semplice dispositivo musicale, possono seminare indizi e informazioni sulla storia di un film, creando così aspettative e agganciando l'interesse dello spettatore.